Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Trautaria e lo facciamo con una delle figure storiche in questo discorso, ecco, nell'ambito del Trautaria. Lo facciamo con Mauro dell'Aquila, che io introduco subito sul nostro canale. Benvenuto Mauro, benvenuto su Planet Spin. Grazie Luigi, ti ringrazio molto, hai tanto insistito, mi hai voluto, eccomi qua, dai. Strettamente sì, sì. Non mi concedo facilmente, però hai insistito bene. Ti ho corteggiato non poco, però buongiorno a tutti quanti voi, quelli che seguite Planet Spin, e buongiorno a tutti. Allora, ho insistito per portare Mauro dell'Aquila su Planet Spin, ma facciamo conoscere agli amici che magari non lo conoscono ancora chi è Mauro dell'Aquila e un po' la sua storia nel mondo della pesca. Ecco Mauro, ti lascio la parola. Grazie. Ho iniziato ad andare a pesca con mio zio, con i miei parenti nel 1973-74 e mi sono subito appassionato. La pesca era la pesca generica, in particolare il trotatorrente, fiume. Noi abbiamo il fiume Tirino in Abruzzo, che è una cosa bellissima, e continua a tornarci dopo 50 anni, quindi grandi soddisfazioni. Da qui nel 1976 ho iniziato con il mondo agonistico per quanto riguarda la pesca al colpo, con alcune società che hanno durato poco, per poi approdare alla Lenza d'Annunziana, dove sono ininterrottamente ormai da 35 anni. E insieme con tutti gli amici di Pietro Carmine e gli altri, menziono così a caso, abbiamo dato vita ad agonismo di pesca al colpo anche a livello importante, con campionati di eccellenza, facendo Firenze, Volturno, Mincio e anche nel sud Italia nel 89, 88-89 abbiamo vinto il trofeo di eccellenza per due volte consecutive a Cosenza. E insomma, nel 94 inizio a fare il discorso come negoziante, perché io lavoravo in fabbrica, la fabbrica chiusa, e quindi poi sono entrato nel mondo del commercio. E da qui ho continuato il discorso agonistico, dividendomi anche con Trotalago, che nasceva anche agonisticamente, c'è stato anche un periodo di carp fishing, per poi definitivamente approdare nel mondo dello spinning, che è stata la mia passione di sempre. Ecco. In particolare, diciamo, con lo spinning mare, che ho sempre preferito fare anche a fiume, ho già detto del Tirino, fiume Tirino a Trote. E allora nel 2013 arriva sta cosa di fino a ci piove addosso questa situazione della Trautaria, ecco. Quindi sì, a questo punto, ecco, mi aggiungo io per porti la prima domanda. Ovviamente Mauro in 10 secondi ci ha fatto, ecco, un resoconto di una vita dedicata alla pesca, no Mauro? Allora andiamo al topic di oggi parliamo di Trautaria, lo facciamo con uno dei personaggi che secondo me sono quelli storici che hanno vissuto l'introduzione e l'evoluzione, la diffusione della Trautaria in Italia. Di che anni stiamo parlando, Mauro? Stiamo parlando esattamente del 2013. Il 2013 un gruppo di ragazzi mi giravano intorno con questo... Sapete, un po' ci sta sempre il discorso dei giapponesi che noi stimiamo e cerchiamo di imitare sempre in tutte le cose, ma anche in brutto modo, perché in Italia si italianizza sempre quello che in Giappone. Ci sono pro e contro, ecco, su questa. Diciamo che noi tendiamo a italianizzare quello che magari per il popolo giapponese, che se uno ne studia un po' la cultura, entra in possesso di un sapere che è differente dal nostro modo di vivere. Quindi, però detto questo, anche come personaggi che si mostravano nei video, incominciava a esserci un mondo appunto che girava intorno ai social,
per quanto riguarda i vari Facebook, WhatsApp, WhatsApp, queste cose qua che hanno dato modo di spaziare, di essere ognuno protagonista della propria vita, ecco. Quindi diciamo che Lorenzo lo nomino più volte perché è stato proprio lui quello che mi ha spinto e quello che ha fatto e quello che ha detto, e insieme con Matteo, David, dico dei nomi così, Alberto, ma anche tanti altri, purtroppo questi sono un po' anche usciti da questo mondo truttaria perché l'italianizzazione, diciamo, tante persone di quelli che originariamente hanno iniziato, perché la truttaria in realtà era ed è in Giappone sotto forma di raduni e sotto forma di grosse gare, ma non c'è la federazione, non ci sono le federazioni. Noi qua, io sono FIPSAS dal 1976, quindi ho spinto, tant'è vero che noi dal 2014, 2015, 2016 abbiamo già fatto i campionati regionali in Abruzzo. Diciamo che la federazione nazionale poi se n'è accorta e è incominciata a intervenire, la trasformazione che c'è stata, tant'è vero che io, essendo uno che interviene subito nelle cose, dopo un approccio fatto con le aziende italiane, sono stato in Olanda con la ditta Shimano e ho cercato di spingere a far capire loro che questa era una ripartenza, era una cosa importante che potesse avvenire, però purtroppo così come la Shimano, così come tutte le altre ditte italiane non ci hanno creduto. E quindi da quel momento ho cominciato a fare anche importazione, a lavori all'estero e queste cose qua. E mi hanno portato bene perché sono stato per 4-5 anni un po' da solo in Italia a fare il bello e il cattivo tempo, parliamo, ecco, commercialmente parlando. E in più ho cercato di far capire, di far divulgare, di far conoscere, sono anche ben voluto a livello federale, nazionale, e tutti quanti ci vogliamo bene, mi vogliono bene, ci conosciamo da tanti anni. E quindi spingendo, finalmente questa disciplina si è incominciata ad allargare, a prendere forma con i vari cambiamenti, virgola, punto, l'uso del guadino, lunghezza della canna, lama, insomma tutti i particolari che agonisticamente parlando adesso si sono messi a punto, a parere mio, oggi siamo alla perfezione più totale di quello che la federazione potrebbe fare in Italia. Infatti qui da noi, già due anni fa c'è stato il campionato, l'Italia ha vinto, con Burchiello anche, che si è ripetuto l'anno scorso, che sono stati in Romania a fare il campionato del mondo, e già le squadre hanno cominciato più a partecipare a livello europeo. Purtroppo il Giappone non partecipa, perché il Giappone non ha la federazione. Speriamo che si muovano anche loro. Loro vivono di individualismi e di personaggi. Nel 2016 ebbi l'occasione di far venire qui in Italia Osono, Neo Masaito, il maestro. Ecco, il maestro. Buongiorno, signor maestro. Perché è sempre bene il rispetto. E lo ringrazio molto perché anche con la sua tecnica di pesca, che è il vertical, in Italia non riesce a prendere piede come lo è stato nella truttaria tradizionale, diciamo. Infatti viene un po' bandita, anche agonisticamente parlando. Però il discorso è che il personaggio Osono è un personaggio illustre, cioè da paragonare ai nostri Gerry Scotti della situazione, ecco, se vogliamo, anche chi non conosce Osono Neo Masaito, nel mondo della truttaria tutti quanti lo conoscono. E ha fatto molto bene qui in Italia quando c'è stato, e poi si è ripetuto nel 2017, 18-19, che è venuto in altri siti in Italia. E secondo me questo ha portato solo bene perché, ecco, là vediamo il personaggio, là vediamo la figura del perché noi desideriamo essere giapponesi. Però non lo saremo mai. Diciamo che io mi ero preparato alcune domande da farti, però nella tua esposizione, ecco, hai già risposto alla maggior parte di quelle che volevo farti, quindi abbiamo capito chi sono un po' i personaggi, no? Chiave. Anche se sono dei personaggi esteri
nella diffusione e nell'arrivo in Italia, ma hai parlato anche di alcuni amici, alcuni pescatori italiani che hanno contribuito alla diffusione. Invece quello che volevo chiederti è, all'inizio hai citato alcuni marchi, alcuni brand che non hanno creduto in questa disciplina, a differenza di altri che invece pian piano, ecco, si stanno accodando al movimento. Ma i numeri, di che numeri stiamo parlando, Mauro? Cioè, qual è il giro di numerico, ecco, intorno a cui si muove la trattoria e le competizioni? Secondo me è impressionante. Non è facile dare una classificazione a questa risposta, perché è tanto, 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 tanto. Io ti dico che a livello agonistico è importante, noi che svolgiamo le gare, in Italia ora raggiungiamo le 600-700 unità, forse anche 800, tra campionati regionali, qualificazioni, semifinali, campionati italiani, club azzurro, campionati italiani, insomma queste cose qua. È una forma di atleti che fanno parte della federazione FIPSAS, 700-800 persone che svolgono gare importanti. Poi ci sarà altrettanta per persone amatori a livello di FIPSAS, secondo me, e poi c'è un'immensità di persone che sono, perché praticano truttare, ecco. Allora, durante l'esposizione di Mauro, ecco, io devo interrompere un attimo il discorso per farvi una confidenza. Quando ci siamo sentiti con Mauro la scorsa volta in via telefono, ecco, lui mi diceva: no, a me non piace fare questa cosa perché non mi piace tanto espormi, però io penso che le informazioni che ci sta dando Mauro sono delle informazioni che noi dobbiamo per forza conoscere, perché ci fanno capire che cosa siamo oggi e cosa saremo in futuro. Se noi non conosciamo la storia, se noi non conosciamo l'attualità che Mauro vive giorno per giorno, non potremo mai conoscere appieno il futuro e capire veramente qual è la storia anche di questa tecnica di pesca. Appunto per questo ti lascio di nuovo la domanda, e sì, più che andare sul tecnico, perché sì, la trattaria? Sì, esatto, sì, volevo farti proprio questa domanda. Perché la trattaria? Che cosa che spinge maggiormente i giovani, ma anche i meno giovani, a praticare questa tecnica di pesca? Sì, te lo spiego. Allora, noi siamo entrati in un'epoca, e siamo entrati in un'epoca recentemente, dove ci sono dei passaggi di cambiamenti. Che tutela la natura, che tutela l'animale, che fa diventare uno sport normale. Uno sport normale che cos'è? Andare a cavallo e non uccidere il cavallo, oppure fare altri sport, ho fatto un esempio. Allora, la truttaria in realtà che cos'è? È la salvaguardia del tipo di pesce con monoami, senza artiglioni e quadini gommati, con un regolamento particolare permette che l'animale sia liberato, ci ha fatto divertire, ci siamo divertiti insieme ed è stato liberato. Poi sappiamo anche che tutto questo non è tanto veritiero, perché in quale struttura le trote nel periodo estivo, quando l'acqua raggiunge 25-26 gradi, riesce a essere viva? Purtroppo qua c'è una forma di mordersi la coda, no? In quello che io sto dicendo. Però ci si sta provando. Allora la federazione, in primis, attraverso il CONI che gli ha fatto pressione, sta procedendo di pari passo per quello che io ho detto. E di conseguenza non permette più nelle varie discipline, a discapito anche di discipline crotalago con esca, no? Che si uccidono gli animali, poi c'è tutto il discorso sanguinolento in giro, e questa la federazione, il CONI, non lo vuole più sapere. Però è stato questo o è una cosa spontanea? Perché se noi poi che il giapponese pesca in vasche o anche addirittura in palazzi, hanno nei palazzi delle strutture dove poter pescare in pausa pranzo, no? Allora qua cosa vedi? Vedi che il rappresentante che va in giro o il muratore, comunque sia, c'è un'ora di tempo, va nel laghetto, così come sta, prende la canna, si fa una pescata, non si è sporcato, non ha fatto niente, si mangia o non si mangia un panino, si prende un caffè e poi ritorna al lavoro. Cioè è uno sport pulito, ecco. Se l'ambiente pulito è da servizi, è uno sport pulito, che tu ci puoi andare anche in pausa e poi
la cosa più importante è che sta abbracciando un mondo fatto di giovani. I giovani, secondo me, è la vera realtà di quello che sta accadendo nella tutt'area, perché noi siamo over, no? Anche se quest'anno negli over ne eravamo tanti a Treviso a farlo il campionato italiano, e anche qui la federazione un po' in ritardo se ne è accorta che siamo tanti, però ben venga che se ne è accorta, l'anno prossimo faremo meglio. C'è il mondo dei giovani che dobbiamo stare attenti, perché loro è proprio la loro pesca, è una pesca per donne, una pesca per ragazzi, questa pesca qui è dinamica e ci vuole un fisico esile. Io pesco seduto sul panchetto, non so se mi hai visto mai, certo, però ormai io sono over, sai, sono over, quindi, però questa pesca è per tutti, anche per gli over. C'è un discorso di rimanere, parlavamo di natura, di ambiente, di pescate, di pesci, di animali, di divertimento, di salvaguardia del pescato. In più ci mettiamo il discorso comodità, strutture, ambiente, panino, pulizia, pescate e vai a casa. Ecco, farlo con la trotalago, farlo con la pesca al colpo, questo non è possibile, farlo con gli altri tipi di pesca. È possibile farlo solo con lo spinning. Spinning tutt'aria perché è no kill. Spinning in genere però è kill, può essere anche kill, può essere anche no kill. La tutt'aria proprio nasce per essere no kill. Allora, nella tua esposizione sei stato come al solito completo, hai parlato, ecco, a chi è destinata anche questa tecnica, quello che volevo chiederti è, prima di tutto, i social hanno contribuito secondo te alla diffusione e lo sviluppo di questa tecnica di pesca? E poi volevo chiederti, che cosa pensi riguardo il futuro di questa tecnica di pesca? Pensi sia una pesca che è destinata a crescere, oppure una volta raggiunto il suo culmine, ecco, potrebbe avere dei limiti di praticabilità, magari per le strutture che sappiamo bene che faticano per il discorso dell'aumento anche del costo del pesce a ecco, foraggiare questa tecnica? Che cosa ne pensi? Sì, allora, per quanto riguarda i social, io stesso, che anche se sono over e non tanto mi piace il discorso dei social, ho capito che è una cosa indispensabile. Ora noi con il telefonino facciamo tutto, cioè tutte le carte che abbiamo lo lavoriamo nel telefonino, la banca facciamo i bonifici col telefonino, poi lo speed, lo spad e tutte queste cose qua. Che cos'è il telefonino? È tutto, di più anche del computer, perché in qualsiasi momento puoi accedere e puoi fare appunto queste cose che ti ho detto, che magari dal computer nemmeno puoi fare, quindi il telefonino è di più. C'è un limite, chiaro, perché io per esempio sono uno di quelli che alle 8, 8:30 la sera il telefonino lo chiudo, perché non è che mi interessa tanto il pettegolare, ecco, ma mi interessano i fatti. Io, come si vede, ho 48 anni, no? Più? più 18. Siamo coetanei. È più 18 però, Quindi diciamo, sono abbastanza stanco, non sono stato mai quello che gli sono stato dietro più, anche perché adoperandomi anche per il discorso vendite online, se vogliamo, tra virgolette, con i social, Facebook, WhatsApp, e quando poi faccio delle foto e faccio delle vendite le devo preparare, quindi comunque è un lavoro fisico che mi stanca, di conseguenza non ho il tempo di seguire tanto. Tempo ed energia. Però è sicuramente stato ed è indispensabile ora e sempre di più lo sarà. Ecco, usato bene è indispensabile. Esatto, hai detto le giuste parole. Riguardo il futuro della tutt'aria, della tutt'aria secondo me non ha altro che crescite, avrà soltanto crescite, anche perché adesso che le aziende anche italiane ci sono entrate, un po' hanno fatto bene, ma questa non è facile fare bene, anche io avrò commesso degli errori nel tempo, quando la cosa si pratica solo esclusivamente per un discorso commerciale, purtroppo viene fuori solo quello ed è brutto. Invece ci deve essere anche il sentimento, ci deve essere anche il perché, deve essere anche un discorso anche scolastico, se vogliamo. E io spero che ci sia in futuro
la possibilità di dare questa disciplina, queste spiegazioni ai ragazzi che iniziano il discorso scolastico anche, come si fa per le altre cose, perché questo è il bello, la truttare è proprio una cosa bella, spiegabile anche facilmente. Un gruppo di, tu pensa, io ho fatto tante volte le manifestazioni per ragazzi, 15-20 bambini, prendono il pesce, poi lo slalom si rimette in acqua, cioè si sono divertiti da pazzi. E stanno nascendo in federazione parecchie discipline, campionati italiani e altro, che permettono questo, non so, anche sotto forma di manifestazioni sportive promozionali. Ben venga. A livello di dilettanti allo sbaraglio, secondo me avrà solo un crescere, avrà un crescente che poi si moltiplica, no? Con altri tipi di pesca. Perché ecco, parlare con Mauro e parlare con una persona che di pesca ne conosce a 360 gradi è molto facile divagare da un discorso all'altro, perché c'è davvero tanto da dire. Per cui ecco, avevamo ideato questa mezz'oretta di chiacchierata, mi ha fatto molto piacere conoscerti e a portarti su Planet Spin. Quindi invito tutti i ragazzi che hanno seguito questa intervista a commentare, e magari in questo caso invoglieremo Mauro a riproporsi nuovamente, magari anche in altre tecniche di pesca che lui sicuramente conosce bene e da cui potremo soltanto imparare. In conclusione ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa e poi passiamo ai saluti finali. Guarda Luigi, allora noi stiamo vivendo in questi momenti, purtroppo ne abbiamo vissuti di momenti brutti nella vita, no? Negli anni 70 il terrorismo, tutte le crisi delle fabbriche che hanno chiuso, per poi arrivare alle Torri Gemelle, per poi arrivare alla guerra del Golfo. Ultimamente c'è stato il Covid-19 e abbiamo una situazione di guerra in corso, cioè veramente adesso sto prendendo un ramo che magari non c'entra niente, però secondo me dobbiamo rifugiarci in qualcosa di utile, di buono per noi stessi, a riuscire a trovare nella settimana, ognuno di noi, un momento per dedicarci a noi stessi, che adesso sia la trottaria, che sia l'andare a farsi una camminata a piedi o andare in bici o andare, che ne so, io sto parlando di cose salutistiche, anche se sono abbastanza pasciuto, sto un po' in carne. Però io vi invito a riguardarvi e a stare in salute a tutti quanti, perché la prima cosa è la salute. E ritrovare il tempo per voi stessi, anche se volete meditazione o altre cose, ecco. Spero che sia un messaggio molto generico aperto a tutti. Andate a pesca. È vero, infatti questo volevo dirti, comunque andate a pesca, e noi ringraziamo davvero davvero infinitamente Mauro per la sua disponibilità e per il suo messaggio davvero importante. Con tutti voi di Planet Spin ci vediamo il prossimo video, nel frattempo vi saluto e salutiamo Mauro ringraziandolo per la sua grande disponibilità. Ciao ragazzi, alla prossima!